È stato il primo film a mostrarci la purezza di un amore innocente in un paradiso pieno di meraviglie. Ora la storia continua per una nuova generazione. Ritorno alla Laguna Blu. Due naufraghi, soli in un mondo incontaminato nel tempo. Attraverso la loro innocenza, essi scoprono la loro sensualità. Disse che sarebbe successo quando sarei diventata donna. Sì. È successo. In mezzo al pericolo. Mi fa sentire vivo. Affrontano ogni sfida che la natura gli propone. Fino a quando la civiltà. Guarda. Irrompe nel loro paradiso. Ritar! Lasciatela! No! No! Dobbiamo essere vergognosi. Sì. Un amore senza limiti. Ritorno all'innocenza. Ritorno al mistero. Ritorno alla passione. Ritorno alla Laguna Blu. Dall'innocenza nasce l'amore più sensuale. Ciao. Sono Arrigo e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale. Questo sarà l'ultimo video prima dell'estate, perché ho in mente di prendermi una pausa per ristrutturare le grafiche e dare nuova linfa ai contenuti, però sicuramente porterò qualcosa per non tenere il canale oscurato. Salutiamo Luigi. Ciao, ciao a tutti. E oggi siamo qui per combattere la calura estiva con una tripletta di film collegati tra loro per il titolo, uno dei quali è anche il sequel indiretto del primo, il terzo invece è un remake sui generi. Stiamo parlando di Laguna Blu, Laguna Blu il ritorno, e o meglio, il ritorno alla Laguna Blu e Laguna Blu, esatto. Il risveglio, o meglio, che esatto. In originale sarebbe Aung Walking. Sì, esatto. Non dovrebbe essere Rise. Sì, hanno sbagliato la traduzione, però vabbè, lasciamolo così. Aung Walking, diciamo... cos'è, richiamo? Sì, il richiamo alla Laguna Blu, tipo, doveva essere. Vabbè. E il solito adattamento in italiano, sì, purtroppo. Ma perché, vi chiederete voi, parlare di questi film che bene o male nessuno conosce, o meglio, sì. Magari una piccola fetta di pubblico nostalgico potrebbe conoscerli, dato che il primo è dell'80, il secondo è del 91. E il terzo, che io non conoscevo, è stato Luigi a parlarmene, anche perché si tratta di un film TV, è sì, del esatto. 2012. Sì. Semplicemente perché Laguna Blu, diretto da Randall Kaiser, che è il regista di Grease. Esatto, suo primo lungometraggio, questo è il suo secondo lungometraggio. Sì, esatto. Diresse poi di famoso Navigator. Ah, oh, beh, sì, certo, è vero. È il regista di Navigator. Mi ero dimenticato. E poi diresse anche uno dei sequel di Mamma mi si sono. Ah, sì, è vero, che era... Sì, è vero, Tesoro mi si è allargato il ragazzino, se non sbaglio. Esatto, forse dovrebbe essere il secondo. Sì, esatto, il secondo, perché il primo era Mi si sono ristretti i ragazzi, il secondo era Mi si è allargato il ragazzino, e il terzo era Ci siamo ristretti anche noi. Ah, ecco. Sì, si erano ristretti anche loro, a quanto pare. E tra l'altro c'era anche una serie TV, se non erro. Può essere, mi sfugge, sinceramente non lo so. Questo non lo so. Farò una ricerca eventualmente dopo. Sì, mi è dato una sì. Buona idea. Tuttavia, questo Laguna Blu, scopro ora, leggendo, che è a sua volta un rifacimento, un remake di un film del 49... Incantissimo. Mari del Sud. Esatto. Il 49. Esatto, che a sua volta però è un altro adattamento di un film del 1923 chiamato The Blue Lagoon,
che a sua volta in realtà tutti questi film sono tratti dal romanzo di Henri de Verstappel, credo si legga. Sì, La Laguna Azzurra. La Laguna Azzurra, ovviamente. Del 1908. Sì, che in Italia però è arrivato nel fine anni 30, quindi nel 37 qua dicono addirittura. Quindi, tra l'altro ti dirò, sarei davvero curioso di leggerlo, questo romanzo. Voglio vedere quanto pruriginoso fosse nel 1908 l'idea di erotismo, chissà. Bisogna vedere anche se i romanzi, perché in realtà La Laguna Azzurra ebbe due sequel letterari, sì, che qui non sono mai arrivati, credo. Garden of Good e The Gates of Morning. Sì, che sarebbe il giardino di Dio e le porte del mattino. Come sì, rispettivamente del 1923 e del 1925. Mamma mia. Sì, molto molto bello. Beh, tra qualche anno fanno 100 anni questi libri. Anzi, il secondo libro quest'anno fa 100 anni, quindi... Effettivamente, cavolo. Bisogna vedere se è ancora pubblicato, se si trova. Infatti. Vabbè, noi intanto leggeremo sicuramente il primo, perché ho una certa curiosità dopo aver visto i film visti 8 anni fa, tra l'altro. Sì, guarda, ripeto, io li vidi, o meglio, vidi il primo più di un'occasione da ragazzino, quasi bambino, adesso non mi ricordo di preciso, io sono del 85, quindi metti che per tutti gli anni 90, ok? E ne rimanevo ogni volta affascinato. Poi per un lungo periodo non l'ho più ripreso in mano e avevo qualche ricordo. Mi è dimenticati. Cioè, mi è rimasta impressa la scena di lei che si pungeva con il pesce corallo. Poi per il resto non ho più avuto memoria del film, ma anche perché tutti e tre i film, soprattutto i primi due, non è che abbiano molto al suo interno, sono film molto molto semplici, dove le dinamiche essenzialmente sono due, loro che devono sopravvivere, ma neanche, cioè, la loro quotidianità in questa laguna. Sì, in realtà non puoi neanche parlare di sopravvivere, perché sì, perché ormai, diciamo, ci vivono da parecchio, quindi da quando erano bambini, quindi esatto, quindi è la loro quotidianità in questo paradiso. Infatti il film è una scoperta di sé, della sessualità, esatto, e in minima parte con questo lo affrontano un po' nel secondo, con la civiltà, sì, con la società civilizzata. Già col terzo, che è un remake sui generis, c'è qualcosa in più, perché i protagonisti... È un libero adattamento. In più, i protagonisti non vivono in questo paradiso da bambini, ma ci arrivano perché naufragano da ragazzi. Sì, sono già adulti quando finiscono sull'isola. C'è un approccio diverso. E ci rimangono anche per poco, tra l'altro, ci rimangono un paio di mesi, viene detto, quindi... Sì, tre mesi. Tre mesi, tre mesi, neanche tanto. Infatti, cioè, dicevano anche i protagonisti che oggigiorno il film non potrebbe essere più fatto. Esatto, sì. Atkins e Brooke Shields. Sì. Scusate la pronuncia. Perché in pratica loro dovettero fare sesso per davvero... E gli animali presenti nella foresta furono semi-torturati da loro che fumavano tutto il tempo. Sì, è vero, dice che c'era un continuo clima di, come dire, diciamo che si faceva un largo uso di sostanze stupefacenti, allucinogene, spesso e volentieri, durante le riprese. E più che altro io vorrei raccontare una vicenda a riguardo del protagonista. Sì. Christopher Atkins, che in realtà non doveva essere lui il protagonista, doveva essere interpretato da Willie Hames, che però lui fece il provino, lo vinse, ma lui disse: no, io non voglio partecipare a un film dove sarò per tutto il tempo nudo. E allora scelsero Christopher Atkins. Il bello è che due anni più tardi William Hames ha realizzato un plagio di Laguna Blu chiamato Paradise con Phoebe Cates, dove stava comunque nudo, quindi ha fatto comunque lo stesso personaggio che avrebbe dovuto fare in Laguna Blu, però in un altro film che
lo plagiava, e che infatti poi, vabbè, è un film celebre anche per la famosa canzone di Phoebe Cates, Paradise, che entrò nelle hit parade dell'epoca in tutto il mondo, ancora oggi viene ancora utilizzata, quindi viene ancora ascoltata, quindi. Però è curiosa sta cosa, che cioè, un attore dice no, io non voglio fare le scene così, poi due anni dopo cambia idea perché vede che probabilmente è stato un successo Laguna Blu, e allora dice beh, facciamolo a questo punto. Sì, cioè, guarda, leggo che Laguna Blu è stato candidato come agli Oscar per la miglior fotografia, sì, ai Saturn Award come miglior film d'avventura. Beh, l'avventura, sì, non è che ci sia grandissima. Sì, vabbè. E ai Golden Globe per la nuova strada dell'anno. Ma incredibilmente, incredibilmente Lego ha vinto il Razzie Award per peggior attrice a Brooke Shields, che non si sa perché. Cioè, ha avuto un sacco di nomination per parecchi premi, sia positivi che negativi, quindi sì, però, sì. Però ti dirò, in effetti ho detto la storia, come hai detto anche tu, la storia è molto classica, molto semplice, è soltanto loro che vivono sull'isola, la loro convivenza sull'isola, la scoperta, è un viaggio di formazione, quasi come se fosse un film di formazione tra i due protagonisti, che tra l'altro, io non è che voglio dire, però è una sorta di incesto tra loro due, perché sono cugini. Sì, perlomeno nel primo film e nell'adattamento italiano, non so in originale, sì, è detto che sono cugini, non di che grado, per carità, però sì, materialmente è un incesto, a loro insaputa, perché loro approdarono nell'isola da bambini, avevano forse neanche 8 anni, erano veramente piccoli, non hanno questo concetto di parentela, né conoscono la sessualità, la conoscono tramite quei pochi libri che si sono salvati, diciamo. Ma nel primo, ad esempio, non fanno neanche riferimento, perché il primo loro imparano quelle poche cose che sanno per sopravvivere da un marinaio che approda nell'isola con loro, che poi Paddy morirà. Esatto, Paddy, che tra l'altro muore come un idiota, perché si ubriaca di rum, perché trovano un barile di rum, e muore affogato, perché lui si appoggia a questo barile di legno e finisce tipo su un'altra isola limitrofa, e lo trovano tipo con i granchi che gli escono dalla bocca. E sì, muore annegato, palesemente. Sì. Sì, sì. Vabbè. Quindi da lui imparano a sopravvivere, però tutto quello che è il rapporto intrapersonale, la scoperta della sessualità e tutto quanto, della sessualità, sì, lo scoprono innamorandosi, ma non arriveranno mai a capire cos'è veramente. In una scena, quando lei rimane incinta e partorisce, non sanno perché lei abbia partorito, ok? Esatto. Quindi loro, infatti anche lui diceva non mangiare troppo che stai ingrassando, no? esatto. Quindi loro, quello che loro vanno a fare, l'atto sessuale in sé, per loro probabilmente è un gioco, perché gli fa piacere, ma non arrivano a capire che fanno sesso. Esatto. Un po' diversamente nel sequel, che in realtà prende il via da un retcon, perché sì, alla fine del primo film... Spoileriamo. Sì, è un film così vecchio che... Ah vabbè, nel caso qualcuno non l'avesse ancora mai visto, spoileriamo. Esatto. Per chi volesse approcciarsi ai film, sappiate che il secondo e il remake sono disponibili in Netflix, mentre il primo è acquistabile per il noleggio o l'acquisto digitale nei vari store. Esatto, esatto. Non sta in nessuna piattaforma, a mio avviso. Ho provato a cercare, ma non l'ho trovato. Quindi sì, potete spendere quei soldini per comprarveli. Dicevo, sì, per fare il sequel hanno dovuto fare un retcon, in quanto alla fine del primo film loro sopravvivono al mare, perché appunto mare, finiscono su questa... Per una fatalità rimangono intrappolati in barca e prendono il largo. Senza remi, tra l'altro. Senza remi, sì. E vengono trovati comunque da... Dal padre di Richard, sì, dal padre di Richard, che ci ha messo tanti anni a... Cioè, che ogni tot di tempo passava davanti l'isola
non se ne accorgevano. Infatti poi c'è lì un momento in cui lui li guarda con il binocolo, che tra l'altro aveva una vista incredibile quel binocolo lì, perché si vedeva proprio i particolari dettagli. Lui dice no, sono selvaggi, perché loro si erano coperti di fango, no? E lui dice no, sono solo dei selvaggi, no, non sono loro. E poi dopo li salvano verso la fine. Tra l'altro curioso come il padre di Richard da anziano gli abbiano praticamente colorato i capelli di bianco e i baffi anche, ricordando il celebre scienziato Einstein. Non lo so, mi faceva ridere questa somiglianza incredibile. Sì, è vero, gli assomigliava tantissimo. Esatto, diciamo che non è che questo grande intrattenimento il film, perché comunque pur durando circa 1 ora e 40 è un film proprio lentissimo, cioè di loro che è anche quasi sprovvisto di colonna sonora in alcuni punti, quindi Basil Poulidouris. No, infatti è un film veramente piatto, dove le cose che succedono sono veramente poche, sì, e ripetitive. Sì. Esatto, tra l'altro innescano anche un meccanismo che potrebbe essere interessante un po' più nel secondo, che però non sviluppano mai, ossia l'interazione con gli indigeni dell'isola, esatto. Limitrofe. Sì. Esatto, che a quanto pare sembrerebbero essere cannibali, perché... No, allora, io l'ho intesa diversamente. C'era del sangue? Sì, ma da quello che ho capito io, perché il film non è che ti lascia molta... Ah, non te lo spiega, perché non... Non te lo spiega, va a interpretazione. Loro non sono di quell'isola. Viene detto nel secondo che loro approdano nell'isola ogni 3 mesi con la luna piena. Io credo, esatto, che sia un... loro vadino in quell'isola per fare o dei sacrifici o per giustiziare certe persone, perché palesemente fanno fuori, sì, uno di loro. Non credo siano cannibali, però. Magari nei romanzi è spiegato meglio. Sì, forse sì. E addirittura nel terzo, nel remake, non c'è proprio questo. Sì, sì, proprio è un'isola disabitata completamente. No, dicevo, mi faceva ridere che nel terzo, per esempio, loro, o meglio lei, diceva no, magari c'è un albergo sull'isola, ma dove? Che è un'isola disabitata da Dio. No, magari c'è un albergo, sì, certo, con tutti i comfort, sicuramente. Sì, no, ma allora, diciamo che loro nel terzo, appena arrivano nell'isola, credono di essere in un'isola abitata, perché loro provenivano da un'isola vicina che era effettivamente abitata. Era nelle Figi, se non sbaglio, nelle Figi, credo fosse. Allora, il primo sì, il primo è stato girato completamente nelle Figi, e credo anche il secondo, perché le location erano bene o male. Sì, esatto, erano molto somiglianti, o comunque hanno fatto un buon lavoro di scenografia, di ricreazione delle scenografie del primo film. Comunque. Più o meno, perché in realtà se abbiamo visti a un giorno di distanza, le piante sono completamente diverse dal primo al secondo. Vabbè, sì, ma è un retcon, dai, è un retcon. Sì, è un retcon, quindi possiamo... Ah, sì, stavamo dicendo appunto, è un retcon perché? Perché appunto loro finiscono su questa scialuppa, che è quella con la quale sono arrivati sull'isola anni addietro. Il loro bambino divora queste bacche, che loro le chiamano le bacche dell'eterno sonno, del sonno eterno, insomma. Sì. Pensano che siano velenose, appunto, per questo motivo, e allora le ingeriscono anche loro, si addormentano e loro poi si salvano, perché appunto arriva questo veliero con il padre di Richard che dice, c'è un marinaio che dice no, stanno solo dormendo profondamente, e finisce così, quindi fondamentalmente sì, quindi finiva bene, diciamo. Finiva bene, loro venivano recuperati, e la morte era solo apparente. Esatto. Il secondo prende il via da questa scena qui, da questo senza il padre, senza il padre di Richard. Sì, il padre di Richard è sostituito da una signora con una bambina. Esatto. E già qui qualcosa non va. In più, la barca non era la stessa, ma era completamente diversa. La barca, esatto, sembrava anche migliore di quella del film precedente. E loro sono praticamente morti, sopravvive solo il bambino. Questo sì, perché i protagonisti del secondo sono il bambino del primo e la figlia di questa signora, con cui naufragano di nuovo sull'isola per un escamotage. Ridicolo. Sì, ma di proposito, perché scoppia a quanto pare un'epidemia di colera sulla nave, allora loro dicono, signora, lei non può morire di colera, quindi si metta su una scialuppa e se ne vada. Così. Perlomeno, nel primo tutto prende il via perché la barca su cui sono, prende fuoco. Viaggiano, prende fuoco.
esplode, anche perché è piena di esplosivo, quindi beh, ci può stare. Il secondo film invece prende il via per una cosa veramente ridicola, perché così dall'oggi al domani, se una barca scoppia un'epidemia di colera, barca di due persone, tra l'altro. Quindi non lo so, capisco che poteva diventare difficile trovare un plot con cui agganciarsi, ok, però con un minimo sforzo. Loro malgrado comunque arrivano sull'isola del primo film, evidentemente, vabbè, siccome un retcon è un po' diversa, perché sono comunque passati 11 anni, quindi giustamente... Il film è dell'80, il secondo del 91, quindi... Poi non so se è stato anche per volere degli attori che non volevano parteciparvi di nuovo o cosa. Sì, ma anche perché, diciamo, cioè, non è che ha molto senso fare un seguito di una cosa che... Cioè, l'hanno fatta poi 11 anni prima il primo film, cioè questo secondo potevano anche tranquillamente non farlo. Sì, probabilmente era solo per tenersi i diritti del romanzo, forse. Sì, può essere. Simile. Anche perché, appunto, ripeto, praticamente il secondo film è il primo film dove le dinamiche si invertono. Qui nel secondo è più la presenza femminile a essere incentrata, che tra l'altro... nel secondo c'è una giovanissima Mila Jovovich a interpretare la protagonista. Esatto. Che da quanto avevo letto, cioè lei aveva 15 anni quando ha fatto questo film, e non l'avrei detto perché sembrava di più, cioè sembrava più grande. Sì, è vero, sembrava molto più grande, non avrei mai detto che avesse 15 anni. Mentre lui a interpretare il ragazzo nel secondo... è Brian Krause. Esatto. Che tra l'altro vinse un premio come peggior attore. non lo so perché, c'è sempre qualcosa che non va comunque in questi film di Laguna Blu, dove c'è sempre un attore, un'attrice, qualcosa che peggiore. Non si sa perché. Sì, vabbè, allora non sono grandi performer. No, vabbè. Ma anche perché non avendo dei punti di riferimento, loro sono eterni bambini. Esatto. Perché non hanno una maturazione emotiva... Esatto. Quindi materialmente non puoi progredire, sei sempre fermo. In più, appunto, il film non ha tante dinamiche, è un film d'avventura sui generis, perché non succede palesemente nulla. Sì. Loro sono lì, vanno a pesca, fanno sesso, esatto. Sì, diciamo che è molto ripetitivo. Tra l'altro, il modo in cui la donna che li accompagnava, i due bambini, no, in questo ritorno alla Laguna Blu, il modo in cui la fanno fuori dalla storia, lei all'improvviso, da un giorno all'altro, ha la polmonite e muore. Si prende litri di acqua durante un nubifragio e muore. Dire che si ammala, anche perché siamo nel 1800, fine 1800, sì, se non ricordo male. Non lo specificano, però dicono che sono comunque in quel periodo lì, perché il primo Laguna Blu è ambientato, dice letteralmente, verso la fine dell'Ottocento, quindi non hanno specificato quando, quindi vabbè. Nel secondo c'erano i titoli di testa che lo specificavano, però vabbè. Sì, non mi ricordo. Alla fine del 1800, gli inizi del 1900, insomma. Sì, esatto. Ecco, già nel secondo il fatto di avere una signora come Tutirice, ok, a essere naufragata con loro, dà qualcosa in più, perché lei, a differenza del marinaio, li forma non tanto nell'arrangiarsi su un'isola deserta, ma nel progredire come persone, perché li istruisce nella fabbricazione, quindi ha più un approccio letterario, umanistico. Ah, tra l'altro vorrei aggiungere che viene lasciata sulla scialuppa lei e i due bambini con un marinaio che si stava cominciando a dimostrare un po' fastidioso, e che lei colpisce e uccide di proposito con un remo e lo butta in acqua. Quindi, cioè, sì. Quindi non vorrei dire, ha commesso un omicidio questa qui, vabbè, hanno scelto il marinaio sbagliato. Questo perché erano in una scialuppa di salvataggio in due adulti e due bambini, con poca acqua a disposizione, e dovevano praticamente andare a razionare quello che avevano.
Esatto. Il marinaio aveva un approccio, facciamo fuori i bambini perché tanto sopravviviamo noi. E sopravviviamo noi. Lei invece andava a difendere i bambini e dato che lui non era molto della quale, ha deciso di farlo fuori in un atto di follia quando lui stava per far fuori i bambini. Sì. Quindi ha difeso i bambini. Però sì, poi lei dopo qualche anno sull'isola muore. Una scena anche toccante, per carità, perché dà modo a capire che cos'è la morte. Sì, di affrontare la morte. E mentre nel primo neanche questo capivano, perché lui moriva. Lo lasciano morto lì sull'isola, poi tornano dopo, quando diventano ragazzi, insomma, e vedono lo scheletro ancora lì, fermo, immobile. E poi lo seppelliscono dopo, però. Se ben ricordo. Sì, esatto. Nel primo è bello che Richard, guardando lo scheletro, capisce non tanto che era il marinaio morto, ma capisce come è fatto lui, come è fatto come persona. Esatto. Perché si tocca, capisce che quelle sono le costole, non arriva a dire costola, braccio, avambraccio, ok. Però capisce che l'essere umano è fatto così. Sì. Mentre nel secondo abbiamo più un approccio diverso, loro vengono a contatto diretti con la morte perché la loro madre progressivamente si ammala e muore, e dà istruzioni di essere seppellita, che gli facessero una lapide, quindi è un approccio diverso. In entrambi i film una cosa fondamentale è la redelicalizzazione del loro essere in quell'isola. In più di un'occasione avevano la possibilità di andarsene, però hanno scelto deliberatamente di rimanere, perché ormai quello era il loro mondo. Esatto. Che loro nel primo film vengano salvati succede per caso. Perché loro per puro caso rimangono bloccati in barca e prendono il largo. Esatto. Come nel secondo, loro avevano la possibilità di andarsene perché... Ecco, a un certo punto nel secondo film entra la dinamica di una barca che approda nell'isola e ha a che fare con loro che sono semi-indigeni, ok? Sì, diciamo, gli chiedono il permesso di sbarcare sull'isola. Insomma. Esatto, loro si presentano come i proprietari dell'isola. Perché tutti sì, praticamente. Loro. Succedono delle dinamiche per cui loro decidono alla fine di rimanere lì perché non hanno nulla a partire con il mondo civilizzato. Esatto, vengono esatto. Richard nel secondo viene tentato da questa donna civilizzata che dice no, devi stare con me, così, no? Invece lei, Lily, che tra l'altro si chiama Lily, viene praticamente quasi stuprata da un marinaio di questa nave qua, che a quanto pare sembrava fosse sessualmente frustrato e quindi voleva a tutti i costi stuprarla, e quindi poi c'è questo mamma mia, girato malissimo quella scena d'azione, se vogliamo considerarla tale, di lui che spara e non si capisce chi sta colpendo chi, non si capisce niente, molto confusionaria quella sequenza dove c'è Richard che usa quasi il fucile, glielo prende e lo usa quasi come un bastone. Sì, beh, okay. Quello ci sta perché non sa, sì. Non sa cos'è un fucile, quindi esatto. Ci sta che lo usi come un bastone. E poi, poi fa, diciamo, attira questo marinaio in acqua dove c'è questo squalo tigre che sta lì, che appunto c'è questa gara tra lui e lo squalo tigre che è più veloce a nuotare, no? C'è Richard che dice: io mi sento il padrone, il padrone dell'isola, adesso non mi ricordo. E quindi lui con questo escamotage lo fa andare in acqua e viene divorato dallo squalo il marinaio. Insomma. Per studiare il fatto anche che tra il primo e il secondo si vede il distacco decennale. Certo. Perché nel primo non si facevano problemi a girare seminudi, ok? Anche sì, è vero. Soprattutto lui più di un'occasione girava completamente nudo. Per carità, non hanno mai fatto primi piani sulle parti intime, però si vedeva, ok? Però
però per esempio le scene quelle sott'acqua un po' in controluce nel primo, esatto, diciamo Richard era praticamente uno stuntman, avevo letto che era un body double, quindi il suo, la sua controfigura, sì ovviamente, perché, figurati. Sì. Però di lei comunque sì, il petto si vedeva. Okay. Sì, sì, sì. Mentre nel secondo la Jovovich, non dico che fosse completamente vestita, è pudica, però era fabbricata con il vestito della madre. Sì, diciamo. Con il vestito della madre si era fabbricata palesemente un reggiseno. Un reggiseno, sì, esatto. Vuoi, chiamalo come vuoi, quindi non si vedeva niente. E lui invece aveva dei mutandoni. Quindi, esatto, molto ridicoli tra l'altro. Sì, molto ridicoli, ma già questo ti faceva capire come nel giro di 10 anni le major si facevano più problemi. A esatto, erano molto più pudici, esatto. Ma anche perché, diciamocelo, il primo Laguna Blu è stato, tra virgolette, anche un film scandalo, ho detto anche per i motivi dell'incesto tra cugino e cugina. Insomma. Anche se in realtà, come dice il trailer originale di Laguna Blu, il primo intendo, viene detto che appunto è un amore puro che scaturisce da un ragazzo che diventa un uomo e una ragazza che diventa una donna. Quindi, sì, perché ripeto, loro non hanno il concetto di incesto o di sesso. Esatto, no, lo capiamo noi. Esatto, lo capiamo noi perché... Sì, esatto, perché noi siamo grandi, sappiamo cosa sono le cose. Loro no, cioè loro sono delle tavole vuote che vivono solo di emozioni, ma non sapendo neanche cosa è l'emozione. Loro sono eterni bambini. Essendo loro due soli, sviluppano questa affezione verso l'altro. Ok? Esatto. Ecco, il terzo, che ripeto... Che è il peggiore? Oddio, sì, è palesemente un film televisivo, lo si vede, anche perché rispetto ai stacchi pubblicitari. No, è girato completamente in interni, lo si vede. Ah, è vero. Vero, vero, vero. Se i primi due possono vantare il fatto di essere girati in esterni, il terzo no, però vabbè, non gliene faccio una colpa, è un film televisivo, quindi... Sì, con un budget ridotto, sì, esatto. Budget ridotto. Però non mi è così dispiaciuto, sai, il terzo. Sì, perché poi alla fine diciamo che il fatto che lei fosse letteralmente viziata, lui che si sbloccasse dal suo fatto di essere introverso, li hanno portati poi anche loro a essere due opposti che però si attraggono, no? E quindi si innamorano sull'isola nel giro di poco tempo, poi un po' come nel film originale, fanno sesso, quindi insomma anche loro... si procacciano il cibo come al solito, però a sto giro anche come nel film originale ci sono addirittura i genitori di entrambi che li stanno cercando. Sì, esatto. Quindi a sto giro almeno c'è proprio tutta una parte, io direi anche un po' noiosa, di loro, dei genitori, che tra l'altro di cui la madre della ragazza è Dennis Richards, che è quella di Starship Troopers. E tra l'altro recentemente anche star di Beautiful, tra l'altro anche Bond Girl nel film Il Mondo Non Basta, quello con Pierce Brosnan, naturalmente il terzo film con Pierce Brosnan, dove tra l'altro come altra Bond Girl c'era Sophie Marceau. Tra l'altro in questo terzo film ritorna è vero, il protagonista del primo, però Richard, perché... esatto, c'è Richard, cioè del primo film, cioè Christopher Atkins, che interpreta il professore dei due protagonisti, insomma, che li porta, che tra l'altro che razza di gita è, che li portano ai Caraibi e poi vabbè. Sì, no, praticamente è sfruttamento minorile, perché li portano in quest'isola dei Caraibi a costruire una scuola. Sì, esatto, un progetto scolastico, ma ok, vabbè. Comunque, sì, vabbè, era solo un pretesto, che poi tra l'altro nel modo in cui naufragano è davvero stupido, perché lui ha precedenti penali e non vuole essere trovato, lei ci finisce in acqua per sbaglio e quindi finisce su questo gommone e lui taglia la corda, dice e poi li raggiungiamo, poi c'è una tempesta e finiscono sull'isola. È incredibile sta cosa. Però dai, non mi è dispiaciuto, cioè, l'ho trovato meno noioso dei primi due, forse perché c'è più interazione personale. Può essere. Benché minima, per carità. Però non lo so.
O forse perché, avendoli visti tutti e tre di fila, i primi due sono uguali, identici. Sì, è quasi un remake, quindi, l'uno dell'altro. Là, sì. Esatto. Il terzo dava un quel poco di novità, non che fosse... Sì, perché l'hanno voluto aggiornare ai tempi moderni, no? Ai giorni nostri, dal periodo in cui è ambientato, quindi nel 2012 immagino. Quindi dal 1800 al 2000, insomma, è un bel salto in avanti. Sì, esatto, esatto. Vi dico, il terzo non è malvagio. Per un pomeriggio, una domenica in spietatezza, è molto godibile. Volendo, perché comunque è un film per ragazzi comunque. Sì, quindi... esatto, soprattutto per un pubblico di ragazzi, magari annoia un pubblico adulto. Però questo terzo è molto ancora più pudico, perché cioè proprio non viene mostrato niente, quindi proprio non si vede niente. Quindi, vabbè, ovviamente perché per la televisione, perché giustamente in TV non può andare certa roba, a un determinato orario. Poi, sì, giustamente, perché... ma anche perché avrebbe stonato... se nei in primi due era giustificato, giustificabile, scusatemi, per le motivazioni che abbiamo detto, nel secondo no, perché loro, essendo già grandi, hanno il concetto di pudicizia, hanno il concetto di esatto. Privacy, ok? Quindi sì, stonava il fatto che loro girassero completamente nudi o seminudi. Sì. Diciamo poi, che sono, giustamente sono più civilizzati, ecco, quindi... Sì, esatto. Diciamo che, ecco, quello che non mi è piaciuto del terzo è che ha un finale... Cioè, come vengono ritrovati, succede così... A caso? Puro caso e quasi subito. Sì. Tipo, mancavano tipo 20 minuti dalla fine del film e loro venivano già salvati. E poi ho detto io, vabbè, ma adesso che altro succederà? Giustamente, c'è lei che gli fanno una festa di benvenuto, di ritorno, no? C'è loro due che si vogliono incontrare, però lei dice dopo ci vediamo, poi si incontrano, poi sotto la pioggia si baciano, come per dire non mi sono dimenticata quello che è successo sull'isola, quindi non ti preoccupare, staremo ancora insieme. Sì, diciamo che la parte finale è un po' forzata, perché sì, nessuno gli obbligava a non vedersi, ok? Quindi potevano rimanere insieme. Capisco che... ci può essere l'ansia sociale, se vogliamo dire sì, questo termine, però cioè, siete ragazzi, nessuno vi impedisce di frequentarvi, voglio dire. Esatto. Quindi, non so, era un allungare il brodo, però, ti dico, non mi è dispiaciuto tutto sommato, è un film che, sì, non rivedrei dall'oggi al domani, ma se dovesse capitarmi sotto mano potrei tranquillamente vederlo, magari facendo altro. Anche perché tutti questi film sono film che puoi ascoltare più che vedere, perché le dinamiche sono, ho detto, due, quindi puoi metterlo lì, fare altro, leggere, stirare, non so, cucinare, fare quello che vuoi. Perché tanto succede poco da vedere, quindi cioè, perché spesso e volentieri non è che brilla per i dialoghi. Sì, esatto. È molto ripetitivo, cioè dopo già la prima scena che vedi che loro, ne so, cacciano con la lancia lì per prendere i pesci nelle pozze, cioè lo sai già che dopo lo faranno ancora e ancora e ancora. Esatto. Quindi ragazzi, con questo noi vi salutiamo, anche perché non allunghiamo il brodo per parlare di tre film che, come detto, non hanno molto da dire, Di cui parlare. Ma tra l'altro io vorrei anche aggiungere il fatto che oltre questi tre film ci sarebbe anche Paradise con Phoebe Cates, che probabilmente ha avuto un po' più di notorietà per via della canzone di Phoebe Cates stessa, no? Che infatti quando parlavo con i miei genitori dicevano che insomma c'era Laguna Blu e Paradise, che erano quasi considerati poi a parte che sono simili come film, quindi molto molto identici. Però all'epoca andavano molto di moda, quindi cioè, se ti vedevi Laguna Blu ti dovevi vedere anche Paradise praticamente, quindi ovviamente la canzone te la cantavi in continuazione, quella di Phoebe Cates. Quindi vi esortiamo anche nel caso a recuperare anche questo Paradise, che magari potrebbe diventare anche oggetto di un futuro video, chissà, non lo so. Sì, potremmo fare un appendice... Sì. A questo, sì, volendo, sì. Volendo, magari se scopriamo qualche altro film correlato, possiamo mettercelo in mezzo. Esatto. Con questo, ragazzi, noi vi auguriamo una buona estate. Sicuramente arriverà qualcosa nei prossimi giorni.
non, come detto, non tengo il canale all'oscuro, però sarò molto più attivo da settembre in poi. Su Telegram, scusate. Ah, su Telegram, ah, ok. No, ho sbagliato. Su Instagram. Ah, ok. Anche perché tra 10 giorni ci sarà una sorpresa. Ah, sì. un po' meno, dipende quando verrà pubblico, quando ascolterete questo video. Quindi rimanete in contatto con noi su Instagram. Vi auguriamo di nuovo buona estate. Alla prossima con tante novità, nuovi contenuti. Una nuova grafica, quindi rimanete sintonizzati sul canale di Arrigo, mentre Luigi credo che continuerà, sì, la mia regolare programmazione. Ovviamente recensirò i film che usciranno nel mese di agosto, quelli che mi interessano almeno, e probabilmente arriveranno anche delle novità sul secondo canale di Super Cinema, probabilmente, vediamo. Vi invito come sempre a seguire Luigi sui suoi social, grazie, sui canali che troverete qui a schermo e anche in descrizione. Grazie. E con questo, ragazzi, ciao. Ciao, ci vediamo.